Stan. Lo odio, quello. Grazie. Che c'è? Buono il panino. È stato lui che ti ha incollato la tazza? Sì. Ieri mi ha ficcato dentro la lavatrice a casa mia. E che ci faceva quell'idiota a casa tua? È il ragazzo di Maggie. Maggie si è messa con un ragazzo. Beh, tua sorella mi ha veramente deluso. Sì, se guarda qua non lo guardare. Quello ha un caratteraccio, sul serio. Non lo guardare. Io lo guardo. Smettila. Ehi, signorina. Se ti avessi voluto nella caffetteria, ti avrei incollato a una cameriera. Senti, teppistello, non t'azzardare a parlargli in questo modo. Ah, sì? Altrimenti che fai? Vuoi sapere che faccio? Prima di tutto, faccio convocare tuo padre. Attento! Ridammi la mia palla, bestia. Sai, Stan, mi dispiace per te. Tu non mi conosci. Oh, sì, invece. È fin troppo bene. Tu sei il manico. Capitano della squadra di basket. Esci con le ragazze carine. Il liceo è il tuo regno. Ma dovete sapere che Stan è un bullo. Perché? Sarebbe troppo facile dire che Stan maltratta i deboli soltanto perché è un cazzone. No, no, no. Il nostro Stan è molto più complesso di questo. Stando al parere di eminenti psichiatri, Stan fa il bullo per una di queste tre ragioni. La prima. Sotto tutta questa maschia spavalderia si nasconde una signorina insicura che bussa alla porta del cesso per uscire. La seconda, come l'uomo delle caverne, il cervello di Stan è sottosviluppato. Perciò non è in grado di esercitare l'autocontrollo. Quindi si comporta in modo aggressivo. E la terza ragione? Stan ha il pistolino piccolo. Non farti male, bambinone.